Non si placano a Corbetta le polemiche sul nuovo PGT, il piano di governo del territorio. Dopo i primi scontri a distanza tra il Partito Democratico e il sindaco Marco Ballarini, l'ultimo consiglio comunale ha visto un nuovo confronto quando all'ordine del giorno c'era proprio l'approvazione della variante al PGT. In particolare Davide Russo e Antonio Cipriano del Partito Democratico hanno criticato l'idea fatta passare dall'amministrazione che il nuovo strumento si basi su un consumo di suolo zero. La realtà è ben diversa secondo il centro-sinistra corbettese. In particolare, come fa notare Davide Russo, l'area verde della Madonnina verrà completamente cancellata da 16.000 metri quadri di capannoni industriali, cosa che implicherà l'addio a uno degli scorci paesaggistici più belli della nostra città, ha dichiarato il consigliere. Secondo il Partito Democratico c'è da chiedersi se ci sia l'esigenza di un altro piano industriale a Corbetta. Russo è poi passato all'attacco sulle questioni di Cerello e del consorzio agrario. Secondo lui sulla variante di Battuello e Cerello ci sono 4 lotti a indirizzo residenziale ed è stato spazzato via il progetto della circonvallazione che avrebbe alleggerito notevolmente il traffico del centro della frazione, senza contare poi che i nuovi complessi avranno carenze dal punto di vista viabilistico. Anche sul consorzio agrario di Piazza Beretta il PD ha un'opinione diversa rispetto a quello dell'amministrazione comunale. In particolare il progetto di riqualificazione del consorzio con il passaggio al comune non è un progetto serio, ha detto l'esponente del Partito Democratico. Questo perché il comune entrerà in possesso del consorzio in cambio di 7.000 metri quadri edificabili, sui quali però non verranno incassati oneri di urbanizzazione.